Iniziamo la gara, aprirà la nostra kermesse William Di Giovanni. Un forte applauso di incoraggiamento, soprattutto a coloro che ci seguono dal fondo della galleria del Centro Larca. Apre il trofeo Deco S.P.A. qui a Spoltore William Di Giovanni, che ha scelto un brano di Francesco Renga dal titolo Raccontami. Vi lascio a William Di Giovanni. Grazie. Parlare con te dietro ad un telefono, ascoltarti ridere, capire che dolce è solo per un attimo, ignorare i brividi che non senti più. Amore, raccontami. Amore, racconta l'inverno che c'è. Tu, distante, sei così grande da farmi perdere. Sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, a accorgermi che non sei più parte di me. Nelle stanze del mio cuore io ho sentita piangere un amore inutile, ti ho vista delusa, sempre più lontana, una stella pallida che non brilla più. Amore, raccontami. Amore, racconta l'inverno che c'è. Tu, distante, sei così grande da farmi perdere. Sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, a accorgermi che non sei più parte di me. No. Piove ormai, non ho più domande poi. Ora è tardi, ci sentiamo più avanti se vuoi. Amore, dove sei? Sembra impossibile. Grazie. Abbiamo aperto con William Di Giovanni, adesso una nostra preziosa collaboratrice Daniela San Giorgio ti omaggerà, non andare via, ti omaggerà con un piccolo regalo offerto da Acqua e Sapone, azienda leader
in questo settore, nel settore degli articoli della casa e per la bellezza. William Di Giovanni, grazie. Scatta il meccanismo di voto, ricordo voti da 1 a 5 sia per la voce che per l'interpretazione. Ricordo che stiamo effettuando anche degli scatti fotografici che ritroverete sin da lunedì sera sul sito ufficiale del nostro concorso, lo ricordo, www.festivaldellamelodia.net, dove troverete anche tutti gli accorgimenti, le novità, le ultime su questa rassegna, l'unica che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani, a tanti ragazzi e ragazze di mettersi in evidenza. Ma andiamo avanti, seconda concorrente in gara, subito pronta, lei è Dolores, accogliamola con un forte applauso. Dolores ha scelto un brano di Loredana Bertè dal titolo Il mare d'inverno, a voi Dolores. Grazie, buonasera a tutti. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV, è perso l'interno. Qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili, rincorsi dei cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già spiediti di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade, ed io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento già lentamente si colorerà, radio e giornale e una musica banale si diffonderà, nuove avventure, discoteche illuminate piene di bugie, ma verso sera uno strano concerto, un ombrellone che rimane aperto, mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Non ti posso guardare così perché
ringraziamo te, Dolores, anche per te c'è un piccolo omaggio da parte della nostra Daniela, omaggi firmati Acqua e Sapone. Grazie a Dolores, vedremo poi come si comporterà la giuria, una giuria che è chiamata a votare sia le qualità vocali che l'interpretazione dei brani dei nostri concorrenti, giovanissimi ma davvero talentuosi. Andiamo avanti, terza in ordine di uscita è Gloria Ippoliti, altra giovanissima interprete della nostra musica, un applauso anche per lei dallo sportivissimo pubblico del Centro Larca. Il brano scelto per la gara odierna è di Noemi, dal titolo Sono solo parole. Canta Gloria Ippoliti. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che se la ragione per cui io vivo questo è o non è amore. Lasciare lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro e prenderti le mani lontano un po'. Considerare che se la ragione per cui io vivo e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Gloria Ippoliti, anche per te c'è un ricordino della manifestazione da parte della nostra Daniela San Giorgio, non andare via. Grazie, grazie a Gloria Ippoliti. Io ricordo, prima di procedere con la gara, che alla destra del nostro palco è posizionata un'associazione culturale che sta procedendo alla vendita in beneficenza di un CD, il cui ricavato sarà devoluto proprio interamente a tutti famiglie colpite da disgrazie stradali.
è un CD dedicato a Giulia Tabellione, una ragazza che qualche anno fa sfilava per Miss Adriatico, una dolcissima fanciulla rimasta vittima purtroppo di un brutto incidente stradale. Allora la nostra Maurizia Sciarretta, vincitrice nazionale del Festival della Melodia, che tra l'altro prima del verdetto finale avremo modo di ascoltare, gli ha voluto dedicare assieme alla professoressa Sabrina Di Blasio un CD davvero molto toccante, un CD molto interessante che merita di essere acquistato a sole 10 euro. Si può fare della solidarietà, della beneficenza, il che non guasta mai. Quindi continuare a essere buoni è un messaggio che fa parte anche della mission del Festival della Melodia, che in più di una semplice occasione ha dato motivo proprio di puntare sulla solidarietà. Non a caso il Festival della Melodia da 10 anni a questa parte effettua degli spettacoli molto, molto rinomati all'interno del carcere del penitenziario San Donato di Pescara, dove abbiamo avuto sempre unanimi riscontri. Quindi acquistate se potete il CD della solidarietà, così come l'abbiamo definito, qui alla destra del palco dove ci sono le amiche dell'associazione di volontariato. Benissimo, andiamo avanti. È la volta della prossima concorrente, la quarta per la precisione. Lei è Sara Della Torre. Un applauso per lei, elegantissima come le sue colleghe. Ha scelto un brano di Mina della Tigre di Cremona dal titolo Portati Via. Canta Sara Della Torre. Grazie. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta. Facciamo pace a letto e non dentro la testa. Chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina, ma lui che gran coglione. Quante bugie mi hai detto, dove ti ho trovato, in quale maledetto giorno ti ho incontrato. Lo sai se ti guardo adesso non mi piaci, ridammi le mie chiavi, dimentica i miei baci. Non voglio più nemmeno toccare le coperte, dove ti sei sdraiato, dove ti senti forte. Cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Portati lontano da me. E mentre brucia lenta questa sigaretta, sorrido, fingo e t'accompagno sulla porta. Io nei tuoi occhi leggo scusa un'altra volta, poi la tua schiena s'accompagna sulla porta. Così ti vedo andartene su queste scale, da questo astratto amore, da questo stesso male. Cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Portati via le fiori finti, la tua faccia, la tua gelosia. Vai via, portati lontano da me. Portati via
gelosia, vai via, portati lontano da me. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Sara Della Torre, anche per te un piccolo omaggio, grazie, complimenti. Ricordo che questa sera qui al Centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore assegneremo il trofeo Deco. Io volevo salutare la famiglia di zio, molto sensibile ai problemi culturali e non solo, degli autentici professionisti nel settore della tutela ambientale. La famiglia di zio che ha fortemente voluto che questa manifestazione si svolgesse proprio qui, durante proprio il periodo dedicato allo Spoltore Ensemble, questa grande manifestazione di cui abbiamo parlato poc'anzi. La nostra gara prosegue all'insegna del bel canto, e allora vado subito a chiamare qui accanto a me il quinto concorrente. La giuria, carta e penna, può trascrivere il nominativo di Lorenzo Pasqualone. Eccolo qui, applaudito dal pubblico e dagli amici presenti qui al Centro L'Arca. Andrà ad interpretare un brano di Vasco Rossi dal titolo Selli. Vi lascio a Lorenzo Pasqualone. Buonasera a tutti. Barabara. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Barabara. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, se gli cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, ma forse sei lì proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, è come se fosse l'ultimo.
cammino per la strada leggera. Ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni. Tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Un pensiero le passa per la testa. Forse la vita non è stata tutta persa. Forse qualcosa si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato. Forse era giusto così. Forse, ma forse, ma sì. Barabara. Cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Grazie. Scattano gli applausi per Lorenzo Pasqualone, anche per te un piccolo omaggio a questa pone. Grazie a Lorenzo Pasqualone. Come vedete e come ascoltate, state seguendo dei brani editi, anche se i finalisti nazionali della nostra rassegna, lo dico a beneficio di coloro che seguono da poco la nostra kermesse, dicevo, i finalisti nazionali avranno il compito di presentarsi all'interno del teatro del Casinò Municipale di Sanremo, dove più di 60 anni fa nacque il Festival di Sanremo con grandi protagonisti. Ricorderete senz'altro Domenico Modugno, Claudio Villa, Nilla Pizzi, davvero delle celebrità nella canzone, nella storia della canzone italiana. Dicevo, dove è nato proprio il Festival di Sanremo. Dicevo, ci saremo anche noi a svolgere la finale nazionale e in quell'occasione i nostri cantanti, i nostri artisti dovranno presentarsi con brani inediti, quindi che canteranno per la prima volta in pubblico. Ma andiamo avanti con la nostra gara, sesta concorrente è Gabriella Magrini, eccola qui, anche lei accompagnata dall'entusiasmo del pubblico presente. La nostra artista ha scelto un brano di Mina dal titolo Insieme. Vi lascio alla voce e all'interpretazione di Gabriella Magrini. Io non ti conosco, io non so chi sei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono andata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai quanto resterai. Che l'ho vissuta anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. A te, che ormai sei mio, tu. L'amore di Dio insieme.
chi sei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Ma soprattutto il meccanismo di voto anche per la nostra concorrente, che riceve gli omaggi dovuti, e la nostra gara prosegue. Io faccio ancora una volta l'appello al pubblico, molti già lo sapranno, noi interagiamo con il pubblico presente, soprattutto la giuria, attraverso l'applausometro, che è l'indice nazionale popolare. Più applaudirete, più darete un segnale tangibile agli amici giurati, che terranno senz'altro in debita considerazione quello che è l'indice, il gradimento popolare. Quindi mi raccomando, vogliamo far sentire anche giù in fondo un grande applauso per i nostri artisti? Vai! Bene, prova applausi superata! E allora noi procediamo con la settima concorrente, che invito subito a salire sul palco. Lei è Angelica Pompeo. Ancora un applauso. Un brano impegnativo di Ennio Morricone dal titolo Your Love. Canta Angelica Pompeo. Grazie. Oh, you there.
Angelica Pompeo, anche per te c'è un piccolo ricordino. Scatta il meccanismo di voto, vedo particolarmente soddisfatti sia il primo cittadino Luciano Di Lorito, che d'altra parte segue la nostra rassegna ormai da tempo, l'amico e sindaco Luciano Di Lorito. È davvero un piacere che sia questa sera in nostra compagnia, proprio per non far perdere a Spoltore una bella tradizione che si rinnova puntualmente ogni anno. Grazie anche alla Deco e soprattutto al centro di intrattenimento L'Arca, che ha fortemente voluto che questa manifestazione si svolgesse qui. Vedo in compagnia del primo cittadino anche il suo direttore, il direttore di questa struttura, Paolo Palombo, l'amico Paolo Palombo. Ma andiamo avanti con la gara, ottava partecipante, ottava protagonista di questa serata, di questa bella e piacevole serata. Lei è Francesca Barbacane. Un applauso anche per lei, facciamoci sentire, amici di Spoltore. Di Nino Ferrera ha scelto il brano Vorrei la pelle nera. Vi lascio dunque a Francesca Barbacane. Buonasera a tutti. Hey, 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 dimmi Wilson Pickett. Hey, 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 dimmi tu James Brown. Questa voce dove la trovate? Signor King, signor Chas, signor Brown. Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da far, non ci riuscirò mai. E penso che sia soltanto per il mio color che non va. Ehi, hey, 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 dimmi tu, signor Fabus. Ehi, hey, 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 dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Dino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Ehi, 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 voi carissimi estinti, ehi, 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 voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se è soltanto un affare di razza e color come qui. Nera, nera,
stelle nera. Vorrei la pelle nera, 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 nera. Grazie. Francesca Barbacane, non andare via perché anche per te ci sono dei ricordi firmati Acqua e Sapone. Bella serata, davvero uno spettacolo piacevole sotto le stelle di questa calda e umida serata di agosto in compagnia del Festival della Melodia Trofeo Deco. E allora andiamo avanti e subito pronto il nono protagonista di questa manifestazione. Lui è Patrizio Santo. Accogliamolo con un applauso. Scatta l'olè da parte del pubblico. Patrizio Santo ha scelto un brano di Noemi dal titolo L'amore si odia. Buonasera a tutti. Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia di un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fossi ancora innamorata di te, ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più battito della mia vita. E tutto quello che conta, se conta, se come colla tra le dita. Vieni qua, che ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti e capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un'emozione fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola. L'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fosse ancora innamorato di me, ogni petalo della mia vita, per tutto quello che conta, se conta, se come colla sulle dita. Ed ogni petalo sta si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un attimo della mia vita. Per tutto quello che conta, se conta, se la mia impronta sulle dita. Grazie. Eco Spazio. Oltre 20 anni, un'anima ecologica che ogni giorno si prende cura dell'ambiente con professionalità e competenza. A Casone di Chieti, con il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Un impianto all'avanguardia che consente ulteriore recupero di materiali, riduzione del 30% del volume dei rifiuti conferiti in discarica, oltre alla produzione di combustibile solido secondario, quale fonte di energia alternativa. A Chieti e Spoltore, in provincia di Pescara ed in Nord Africa, con la costruzione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero energetico del gas di discarica, perché i rifiuti diventino risorsa.
in tutta la regione, con la progettazione e realizzazione anche per conto terzi di parchi fotovoltaici, perché Deco pensa alternativo. Ovunque, con attività ludico-didattiche, workshop, convegni, visite guidate e appuntamenti istituzionali, perché comunicare all'ambiente significa educare all'ambiente. Un'impresa naturale per Deco Spa. C'è tanto entusiasmo, tanta euforia, tanta allegria e di questo non possiamo che essere enormemente felici, perché vuol dire che il Festival della Melodia vi piace. Ci sono tante persone che affollano qui il centro di intrattenimento per questo appuntamento davvero molto atteso, che sarà riproposto sulle principali emittenti televisive della nostra regione. Io volevo anche salutare i colleghi della carta stampata, ad iniziare dal Centro, Il Tempo, Il Messaggero, che danno ampio risalto alle nostre iniziative, ma anche i periodici Quotazioni, Cronache Abruzzesi e Sette Va. Dopo il doveroso saluto agli organi di informazione, passiamo alla prossima concorrente, la decima per la precisione. Signori e signori, invito qui al centro del proscenio Valentina Coletti. Anche lei è elegantissima questa sera, pronta a dedicare un brano agli amici di Spoltore e a regalare emozioni. Il brano è di Céline Dion dal titolo Because You Love Me. Canta Valentina Coletti. Grazie. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you may come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best.
Grande musica questa sera, Spoltore. Ci sono degli omaggi anche per Valentina Coletti, piano piano, così possiamo scendere i gradini di questo palco appositamente allestito qui al Centro L'Arca di Spoltore, dove si sta svolgendo il Festival della Melodia. Mancano ancora 5 cantanti al termine, dopodiché raccoglieremo le schede per la sommatoria dei voti. Vedo anche i giovani componenti del gruppo dei Piragna che si stanno consultando la prima volta in giuria. È un'esperienza, è una bella esperienza anche questa. Poi vi coinvolgeremo anche per la consegna di uno dei 5 trofei che andremo ad assegnare. Per il momento restiamo alla gara, alla competizione, e facciamo entrare un'altra giovane protagonista, Valeria Cestari, 11ª in ordine di apparizione. Anche lei ha scelto un brano di Mina, questa sera gettonatissima dai nostri artisti. Mi sei scoppiato dentro al cuore, Valeria Cestari. Buonasera a tutti. Solamente ieri sera io parlavo con i amici, scherzavamo fra di noi, e tu sei arrivato. Guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché all'improvviso. All'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché. Guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Grazie. Valeria Cestari, giovanissima, non andare via perché anche per te c'è un piccolo omaggio, ci mancherebbe. Valeria Cestari, benissimo, ci avviciniamo dunque alle battute conclusive. Anche l'attrice Franca Minucci è particolarmente presa da questa manifestazione, davvero molto intensa, propositiva, interessante sotto l'aspetto strettamente artistico. Andiamo avanti in una sfida tutta in famiglia, dalla sorella al fratello, incontriamo come 12esimo concorrente Emanuele Cestari. Eccolo qua, un grande applauso, vieni Emanuele. Ha scelto un brano di Gigi Finizio dal titolo Voglio sapere. Canta Emanuele Cestari. Grazie e buonasera a tutti. Rieco S.P.A.
imparerai il valore della differenza. Apprezzerai l'importanza di un mondo pulito. Scoprirai la tua città come l'hai sempre sognata. Perché l'ambiente più bello è quello che hai scelto di rispettare. Rieco S.P.A. Da oggi insieme a te per un futuro sostenibile.
nuovo me. Grazie mille, grazie. Una famiglia di artisti, insomma. Emanuele Cestari, anche lui omaggiato dalla nostra Daniela San Giorgio, al nostro festival va avanti. Cari amici che da poco siete arrivati qui all'Arca per assistere al Festival della Melodia Trofeo Deco, dovete sapere che tra poco sapremo e conosceremo chi rappresenterà Spoltore alla finalissima nazionale prevista a fine febbraio 2013 nella Città dei Fiori a Sanremo, proprio in concomitanza con il più blasonato festival della canzone italiana. Ci saremo anche noi al Teatro del Casinò Municipale per svolgere l'ultima serata, quindi l'epilogo nazionale del nostro concorso. Per il momento procediamo con la 13ª concorrente. Amici della giuria, carta e penna per scrivere anche il nominativo di Deborah Colan. Eccola qui che arriva. Molto volentieri ti aiuto per farti raggiungere il centro del proscenio. Eccola qui la nostra Deborah. Ha scelto un brano di Cristina Aguilera dal titolo Beautiful. Canta Deborah Colan. Grazie. Bring me down today.
Grazie. Che gara, Deborah Colan, anche lei omaggiata dalla nostra Daniela. Bene, ancora due cantanti, dopodiché ritireremo le schede. Vengo subito a presentare il penultimo artista in ordine di apparizione. Lui è Luca Di Tommaso, chapeau, eccolo qui. Arriva di gran carriera per presentare il brano di Michael Bublé dal titolo Sway. Vi lascio a Luca Di Tommaso. Buonasera a tutti. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my ear will see only you. Only you have those magic techniques. When we sway, I go with. I can hear the sounds of violins long before it begins. Like the trailers, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear but my I will see only you. How only you have this magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violin long before it begins. Like the thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now. One more in my rhythm starts to play, dance with me and make me sway. Like a lazy ocean has the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, oh, sway with me. When we dance, you have a way with me. Sway with me, one more rimba starts to play. Hold me close, make me sway. Like an ocean as the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, oh, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Non andare via, Luca Di Tommaso, anche per te un piccolo ricordo della manifestazione. E siamo giunti quasi al termine della nostra kermesse. Io vado a chiamare il 15° ed ultimo protagonista della serata. Dopodiché, come si diceva, raccoglieremo le schede di votazione, quindi amici della giuria, sottoscrivete sin d'ora con nome e cognome, tanto di autografo, la vostra scheda, perché poi sarà ritirata per procedere alla sommatoria dei voti. Però ci sono tanti ospiti illustri che animeranno proprio questa nostra iniziativa, questa nostra serata, quindi restate in nostra compagnia. Per il momento vado ad invitare qui al centro del palco la 15ª concorrente. Lei è Dalila Del Grande, eccola qui. Di Mara Jones, Don't Know Why, canta Dalila Del Grande. Grazie.
the house fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw a break day, wish that I can fly away. Standing killing in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drained, still wide, but you. Del grande, complimenti, anche lei un ricordo che porterà a casa in attesa del responso della nostra giuria. Quindi a questo punto i nostri collaboratori procedono a raccogliere le schede che saranno consegnate alla nostra Franca Minucci, che ci darà senz'altro una mano nella sommatoria dei voti, confermata anche come notaio della Kermesse, Festival della Melodia, trofeo Deco. Volevo salutare e ringraziare tutti i collaboratori di questa grande famiglia del campionato della canzone, ad iniziare da Cristian Midiri e poi ancora Marco Corneli, Andrea Falcone Salsicces, Marco Mongardi, detto Marco il Rosso, grande tifoso del Pescara, tutti coloro che sin dalle prime ore di questo pomeriggio, e l'applauso ci sta per questi infaticabili lavoratori dello spettacolo, sono stati qui per attrezzare al meglio questo proscenio. Eco Spa, da oltre 20 anni un'anima ecologica che ogni giorno si prende cura dell'ambiente con professionalità e competenza. A Casone di Chieti, con il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, un impianto all'avanguardia che consente ulteriore recupero di materiali, riduzione del 30% del volume dei rifiuti conferiti in discarica, oltre alla produzione di combustibile solido secondario quale fonte di energia alternativa. A Chieti e Spoltore, in provincia di Pescara ed in Nord Africa, con la costruzione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero energetico del gas di discarica, perché i rifiuti diventino risorsa. In tutta la regione, con la progettazione e realizzazione, anche per conto terzi, di parchi fotovoltaici, perché Deco pensa alternativo. Ovunque, con attività ludico-didattiche, workshop, convegni, visite guidate e appuntamenti istituzionali, perché comunicare all'ambiente significa educare all'ambiente. Un'impresa naturale per Deco Spa. Successo, sì che è successo anche a te. Sentire qualcosa che non riesce.
lasciarla andare, inizia a parlare, che lei ti ascolterà. Dille di farti un regalo, solo 5 minuti per dirgli se succede, succede anche a te, succede con te. Perché ti rendi conto che perderla non è possibile. Succede, succede anche a te, succede continuamente. E sai perché? Perché quel non so che adesso so cos'è. Sospiro, trattengo il respiro e già non riesco a dominarmi e singhiozzando non capisco perché le lacrime ti stringe come un non so che, seduto sdraiato in corsa o guardando le stelle. Senza te qualcosa stringe forte dentro me. Sentire ancora quel profumo che hai lasciato visibile in me. Succede, succede anche a te, succede continuamente. E sai perché? Buona serata a tutti. Franco Midiri, complimenti. Complimenti, ma soprattutto in bocca al lupo per la tournée che ti aspetta in Romania, artista internazionale. Continuiamo all'insegna della buona musica in attesa del responso, del verdetto della giuria. Come vedete in presa diretta Franca Minnucci, l'avvocato Anna Maria Capozzucco, gli amici della giuria, insomma, stanno procedendo allo scrutinio, quindi tra poco conosceremo chi rappresenterà Spoltore alla finalissima nazionale di Sanremo, quindi abbiate un attimino di pazienza. Io nel frattempo vi presento il Beniamino locale. È un artista davvero di caratura nazionale, ha sfiorato la partecipazione al Festival di Sanremo in più di un'occasione, è stato protagonista della recente edizione dello Spoltore Ensemble, è un vostro concittadino, accogliamolo con un grande applauso, lui è Andrea Buccella, eccolo qua. Buonasera. Ecco Andrea, intanto ben trovato, cosa andrai a cantare e a dedicare alla tua gente? Una canzone inedita scritta a 6 mani insieme ad Alto Belli ed Erasmi Massimiliano. Vi lascio dunque a Andrea Buccella. Grazie. Giuro. Lo giuro. L'aria densa che respiro, come lacrime rugiada del mattino, la mia droga io non posso farne a meno, il mio
pensiero al più letale dei veleni e farmi di te, curarmi con te, morire di te, rinascere in te. Giuro così non posso stare, ho voglia di star male, tra le tue labbra e il tuo calore. Giuro non voglio respirare, far finta di star bene, correrti senza saper volare, così non posso stare. Giuro, il fuoco brucia ogni mio tormento, un deserto che rinasce al tuo calore, un vento che dà vita ad un respiro, nella testa come il sole del mattino. Tuo calore, giuro non voglio respirare, far finta di star bene, ricorderti senza saper volare, così non posso stare. Ti sento fra le onde del silenzio, vedo fra le pieghe del mio letto. Non sono pazzo, tu ci sei davvero. Esplodi dentro e mi attraversi. Giuro così non posso stare, ho voglia di star male, tra le tue labbra e il tuo colore. Giuro non voglio respirare, far finta di star bene, rincorrerti senza saper volare. Grazie mille. Andrea Buccella, in bocca al lupo per la tua carriera. Sindaco, è davvero un orgoglio annoverare tra i concittadini di Spoltore Andrea Buccella, un giovane su cui scommettere, perché ha tutte le qualità per andare avanti e proseguire in questo affascinante mondo dello spettacolo e della canzone in modo specifico. Andiamo avanti, qualche istante ancora prima di conoscere il verdetto conclusivo, e allora andiamo ad ospitare una cantante lirica, perché anche in questa nostra rassegna che non parla di musica classica è nostro piacere ospitare quelle che sono le ugole più interessanti in questo senso. E allora la vorrei qui invitare al centro del proscenio, Giulia Bruni. Accogliamola con un forte applauso. Di Tosca, Vissi d'arte, canta Giulia Bruni. Non feci mai mal ad altri.
senza parole, Giulia Bruni. Che bella voce, davvero molto interessante. Come d'altra parte interessante la serata che stiamo vivendo in attesa con molta curiosità dei risultati finali, quindi dei voti che sono stati espressi durante la gara dalla nostra aspettabile commissione. Andiamo avanti. Che bello sarebbe tornare a casa questa sera acquistando il CD della solidarietà. Io lo ricordo, il banchetto è ancora lì alla destra del nostro palco, è un CD dedicato a tutte quelle famiglie colpite da tragedie stradali, come la famiglia Tabellione. Io ricordo con affetto e nostalgia la bella fanciulla Giulia Tabellione, già ex Miss Adriatico, rimasta vittima purtroppo nei mesi scorsi di un brutto incidente stradale. E allora la nostra vincitrice nazionale Maurizia Sciarretta, assieme all'insegnante, alla professoressa Sabrina Di Blasio, hanno voluto realizzare un CD molto bello, un CD che serve anche per dimostrare di avere cuore e sensibilità. Con soli 10 euro potete portare a casa un ricordo non solo della serata, ma soprattutto di questo concetto legato alla solidarietà, dando una mano a tutte quelle famiglie, perché l'incasso, tutte 10 le euro, gli euro andranno in beneficenza, devoluti in beneficenza a questa associazione nazionale. L'applauso è più che doveroso. E allora, proprio in concomitanza di questo ricordo, io vorrei qui accanto a me la nostra vincitrice, quindi la vorrei qui al centro del proscenio, Maurizia Sciarretta. Chapeau! Eccola qua. Maurizia, che cosa canterà e andrà a dedicare agli amici di Spoltore? Andrò a dedicare la canzone Poesia per Giulia, che è stata scritta dallo zio, un grande giornalista, Marco Tabellioni, e musicata da un paesano, Marco Contento, che è un musicista di Annoxa. Così darà l'occasione, l'opportunità a Maurizia Sciarretta di far ascoltare in presa diretta ciò che è contenuto in questo CD della solidarietà, che vi invito, vi esorto, se avete cuore, ad acquistare. Maurizia Sciarretta. Grazie. Vi sono fiori che restano fiori per sempre, e il tempo non ha più forza su di loro. Vi sono stelle che niente può più spegnere, e luoghi meravigliosi dove volano le anime. Sappiamo come nascono gli angeli. Ora sappiamo, sappiamo. Ora sappiamo come nascono gli angeli. Ora sappiamo. Ora sappiamo. Ora sappiamo come nascono gli angeli. E ora tu sei.
ora sappiamo come nascono gli angeli. Ora sappiamo come nascono gli angeli. Ora sappiamo come nascono gli angeli. Grazie. Grazie. Che bella canzone. Complimenti Maurizia Sciarretta, vincitrice nazionale del nostro concorso. Sarà ospite d'onore nel prossimo febbraio 2013, quando torneremo a Sanremo, di questa manifestazione assieme a colui con il quale condivide questo primato. E lo presento subito, perché è una delle colonne portanti della nostra macchina organizzativa. Lo chiamo subito qui, accanto a me, lui è Marco Corneli. Un applauso! Eccolo qui che ci raggiunge di gran carriera, il nostro Marco. Cosa canterà a questa bella gente? La donna cannone di Francesco De Gregori. Vi lascio a Marco Corneli, buon ascolto! Grazie, buonasera a tutti. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro nella tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligni e superbi, il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Grazie. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più.
senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete voleremo via. Grazie a tutti, buonasera, buon proseguimento. L'ho fatta a cappella, l'ho fatta a cappella al finale. Marco Cornelli, simpaticissimo, simpaticissimo il nostro Marco. Dicono e urlano, lo chapeau ormai diventato un termine che contraddistingue ogni nostra serata. E allora, giusto per coordinare i lavori delle premiazioni, siamo pronti, siamo praticamente pronti. Diamo spazio al Beniamino locale per l'ultimamente con il cerimoniale di premiazione. Io vorrei pregare qui l'arrangiatore musicista Francesco Altobelli, pronto per la consegna del primo riconoscimento, una targa preziosa per questa circostanza, il trofeo Deco, premio della critica. E allora un premio della critica che sarà condiviso da due grandi artiste, a mio modesto avviso. E quindi chiamo subito con il premio della critica con 90 preferenze, dico subito, il premio della critica è per Valeria Cestari. Può preparare intanto l'avvocato Anna Maria Capozzucco per la consegna del premio della giuria, che vedrà un ex aequo questa volta. Premio della critica è per Valeria Cestari, complimentata da Francesco Altobelli. Rivolgiamoci a beneficio del nostro fotografo ufficiale Davide Minnucci, che immortala con una bella foto questo momento. La dedica Valeria? Allora, innanzitutto grazie a tutti voi. Questo premio lo devo dedicare a tutti i miei fratelli e a una persona speciale. Vale a dire? A mia madre. Benissimo, Valeria Cestari, complimenti, grazie a Francesco Altobelli che segue con attenzione i giovani talenti della musica. Allora, l'avvocata Anna Maria Capozzucco qui al centro per la consegna del premio della giuria, un premio che è stato fortemente voluto da una speciale commissione che abbiamo avuto modo di ricordare, molto eterogenea, davvero molto competente la giuria di questa sera. Due grandi artiste, si diceva, che rispondono al nome di Deborah Colan e Valentina Coletti. Il premio speciale della giuria, trofeo Deco a queste due grandi artiste. Poi l'organizzazione avrà modo anche di duplicare il trofeo per assegnarlo meritatamente a Deborah Colan, eccola qui che arriva, e a Valentina Coletti, eccole qua, splendide come sempre, splendide e brave. E allora facciamoci una foto ricordo, facciamoci una bella foto ricordo, eccola qua. L'avvocato che consegna questa targa alle due interpreti di questa serata, due grandi interpreti. Allora, la dedica di rito, iniziamo da Valentina Coletti. Amici, famiglia e ragazzo, come sempre. Deborah, invece? Le dedico alla mia famiglia e a tutte le persone che sono qui questa sera. Benissimo, saranno protagoniste della finalissima nazionale a Sanremo. Grazie a Deborah Colan e a Valentina Coletti. Grazie. Grazie anche ad Anna Maria Capozzucco che ci ha aiutato per le premiazioni di rito. Andiamo avanti per la consegna del terzo titolo, del terzo premio. Vorrei chiamare qui i componenti del gruppo I Piranha, questa giovanissima band, eccoli qua che ci raggiungono, questo quartetto d'eccezione che questa sera doveva essere protagonista. Poi ci sono stati dei problemini, ma va bene così. Una bella esperienza anche in giuria, la prima volta a 13-14 anni far parte già di una commissione, di una giuria importante come quella del Festival della Melodia, che ricordo annovera tanti talenti della musica nazionale ed internazionale, è anche motivo di interesse. Il terzo posto di questa sera è per Patrizio Santo. Patrizio Santo con il brano di Noemi, L'amore si odia, conquista il terzo posto al Centro Larca di Spoltore per il trofeo Deco. Eccolo qui che ci raggiunge di gran carriera, scattano i flash al vostro indirizzo dopo le strette di mano, i complimenti da parte dei Piranha. Facciamo delle belle foto che saranno immortalate sul sito festivaldellamelodia.net. La dedica di Patrizio. Stasera la mia ragazza. Stasera la tua ragazza. Complimenti Patrizio Santo, ma complimenti soprattutto ai Piranha. Complimenti ragazzi. Bene bene, fate attenzione.
E adesso io volevo coinvolgere qui al centro del proscenio il direttore del centro L'Arca, Paolo Palombo, l'amico Paolo Palombo. È un centro all'avanguardia, centro di intrattenimento, sale cinematografiche, il centro per lo shopping. Non manca nulla qui al centro L'Arca. A distanza di tempo volevo subito chiedere a Paolo Palombo come ha trovato questi giovani talenti della musica del Festival della Melodia. Ma buonasera a tutti. Sì, li ho trovati bravi. Volevo infatti cogliere l'occasione per dire due cose. La prima, per ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale che ci hanno dato questa opportunità. La seconda, per invitare a fare un applauso a Paolo Minnucci, perché questo infaticabile talent scout di anno in anno propone sempre nuovi talenti, nuovi giovani ragazzi che veramente di anno in anno come qualità è sempre migliore. Io ho visto anche ho seguito anche le passate edizioni, devo dire che il tuo lavoro e il tuo essere infaticabile vanno premiati. Gentilissimo direttore, io mi faccio da parte perché lascio il giusto spazio alla concorrente che ha totalizzato 99 preferenze. Secondo posto di questa sera è per Francesca Barbacane. Vorrei la pelle nera. Ha interpretato il brano alla grande Nino Ferrer, eccola qui, Francesca Barbacane, premiata e omaggiata da Paolo Palombo, direttore dell'Arca, questa sera trofeo Deco, qui a Spoltore. La dedica di Francesca per chi è? Ai miei genitori. Ah, lapidaria ma precisa. Francesca Barbacane, grazie al direttore, benissimo. È il momento di coinvolgere il primo cittadino, Luciano Di Lorito. E a questo punto io lo propongo forte, intenso, l'applauso. L'applauso degli amici di Spoltore per il sindaco, Luciano Di Lorito. Eccolo qui. Allora, sindaco, che dire a conclusione di questo nostro incontro? È stata un'autentica maratona. Maratona di buona musica con tanti giovani che meritano questo palcoscenico, meritano di essere seguiti, e bene fa l'amministrazione comunale, bene fanno gli amici della Deco a promuovere iniziative del genere. Sicuramente, infatti un grande ringraziamento a voi tutti, a quelli che hanno permesso questa serata, perché tra l'altro credo che sia la 12ª volta che questo festival tocca la nostra città, quindi grazie a voi tutti. Ci rendete orgogliosi di questa tappa, perché mi diceva Paolo, infaticabile, mi associo a quello che diceva l'ingegner Palombo, grande professionista e grande persona del mondo dello spettacolo, che anche con questo festival si vengono fuori dei grandi talenti, e stasera abbiamo avuto ampie dimostrazioni, quindi continuate così e continuate a venire a Spoltore, perché fa bene alla nostra città avere a testimonial una grande manifestazione come questa. Grazie Paolo e grazie a tutti. Oggi si celebra la festa della spoltoresità al termine dello Spoltore Ensemble, una bella rassegna che, come si diceva, identifica questo territorio. Lei è soddisfatto? Sì, tantissimo. Quest'anno abbiamo svolto la 30ª edizione del Festival Spoltore Ensemble, quindi una tappa importante. Non poche sono le iniziative che arrivano a 30 edizioni. È una delle più vecchie d'Abruzzo, e quindi noi ne siamo orgogliosi, e quest'anno per la prima volta c'è stata una gestione diretta da parte del comune, una gestione diretta che ha permesso numeri altissimi a prezzi bassissimi. Quindi penso che le amministrazioni comunali devono tendere in questo modo: qualità a prezzi contenuti, prezzi sarebbe soldi dei cittadini, a prezzi contenuti. Quindi siamo riusciti in questo piccolo miracolo a farlo quest'anno in un calendario ricco di grandi personaggi. Bravi, bravi, bravi. E allora, un applauso al sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito. Io volevo salutare gli amici della Deco che ci hanno permesso, assieme al Centro L'Arca, di realizzare questo progetto legato al Festival della Melodia qui in questa fantastica struttura dedicata allo shopping e al divertimento. E allora, il primo posto, quindi, si conferma brava tra i bravi e vince il Festival della Melodia Città di Spoltore, Angelica Pompeo. Ha cantato il brano di Ennio Morricone, Your Love. Angelica Pompeo trionfa meritatamente al Centro L'Arca, conquistando il trofeo Deco. E possono proseguire gli applausi dello sportivissimo pubblico che fino a tarda sera
è stato in nostra compagnia. A questo punto le ultime considerazioni, un commento a caldo ad Angelica che bissa il successo di San Buceto. Io ringrazio tutti e dedico questo premio al mio papà. Al tuo papà. Ci vedremo a Sanremo, anzi ci vedremo prima nel corso degli altri appuntamenti itineranti del Festival della Melodia. Bene, con questo è tutto. Paolo Minucci ringrazia i nostri fotoreporter Michele Raco, Davide Minucci, tutto lo staff, Leo Di Blasio, il nostro regista, Carlo Minucci alla telecamera laterale, poi Cristian Midiri, Marco Mongardi, Andrea Salsicces, tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento e naturalmente gli artisti e voi del pubblico. Grazie da Spoltore, appuntamento alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Ha dato il buon esempio il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, acquistando il CD della solidarietà nell'ambito del Festival della Melodia Trofeo d'Eco, svoltosi proprio qui all'Arca di Spoltore. Che serata è stata, sindaco? Veramente una bella serata, complimenti a voi che avete organizzato, veramente tantissima gente, il che testimonia la qualità del prodotto che ho avuto modo, limitatamente alle mie competenze, di apprezzare e anche di giudicare. Ci sono, secondo lei, i successori di autorevoli personaggi oggi come oggi del mondo della canzone come Piero Mazzocchetti, Gio Di Tonno, che in passato hanno preso parte al Festival della Melodia? Guardi, devo dire che ci sono veramente delle persone con qualità eccellenti dal mio punto di vista e quindi io credo che anche questa volta, come già è successo in passato, come ricordavi, si possono venire fuori dei grandi talenti come quelli che si sono classificati veramente bravi, complimenti. Cosa fa la differenza secondo lei, sindaco, la voce o l'interpretazione in manifestazioni, in gare del genere? Ma io credo la voce sia importante, ecco, non so se l'altro elemento è fondamentale. Per quel che mi risulta la voce è importante, è veramente dei grandi talenti questa sera abbiamo scoperto. Una spigolatura, ha vinto Angelica Pompeo, ma è stata l'artista più votata dal Primo Cittadino? E si può dire. È la seconda più votata, ecco. Benissimo, una rassegna che conclude praticamente, perché era stata inserita proprio a margine dello Spoltore Ensemble, questa 30ª edizione che è andata alla grande, che è stata gestita direttamente dal Comune. Lei è soddisfatto? Molto soddisfatto. Lo Spoltore Ensemble di quest'anno ha un po' sancito che la gestione diretta da parte del Comune ha fatto sì che abbiamo avuto allo stesso tempo un grande cartellone e quindi una grande partecipazione di cittadini, ma con una spesa molto ridotta rispetto agli anni passati, quindi qualità al miglior prezzo e quindi i cittadini ne risentiranno di meno, oltre che un'offerta culturale molto avanzata. Per il resto, che stagione estiva è stata per Spoltore? Molto interessante, ecco, è chiaro che si può fare molto molto di più. Noi siamo un'amministrazione che ci siamo insediati da 2 mesi, abbiamo grandi progetti per la nostra città, così come i cittadini ci hanno premiato e sicuramente Spoltore avrà delle grandi estate ma anche dei grandi inverni, primavere ed autunni. C'è quella stagione che merita la nostra città. Inquadrata la vincitrice della serata, trofeo d'eco del Festival della Melodia per Angelica Pompeo. Vogliamo ricordare la canzone che ti ha permesso di salire sul gradino più alto del podio? Your Love di Ennio Morricone, interpretata e cantata da Dulce Pontes. Rispetto alla prima volta, quando Angelica Pompeo si impose a San Buceto, che serata è stata? Innanzitutto mi sono divertita. È sempre una grande emozione quando sali sul palco e riesci a cantare, a comunicare qualcosa agli altri e questo è il regalo più grande. Poi la vittoria, che è inaspettata questa sera, davvero sono felicissima
e niente. Come si ritrova in questa grande famiglia del Festival della Melodia? È bellissimo perché sono ragazzi eccezionali. Sta già pensando alla finalissima nazionale di Sanremo nel prossimo mese di febbraio o resta con i piedi per terra e aspetta i prossimi appuntamenti itineranti del festival? I piedi per terra sempre, perché non si sa quando puoi cadere, quindi è sempre meglio allerta. Però certo, spero di poter accedere anche a questa finale di Sanremo. Il successo odierno, il trofeo Deco che ha vinto, a chi lo dedica? Al mio padre. Angelica Pompeo bissa il successo di San Buceto e si impone qui a Villa Raspa di Spoltore al Centro Larca per il trofeo Deco in questa bella serata dedicata al Festival della Melodia. Un intenditore come il direttore del centro Paolo Palombo, che giudizio ha di questa rassegna? Ma come l'anno scorso, anzi meglio dell'anno scorso, di anno in anno ho avuto la sensazione che effettivamente i ragazzi sono la qualità è migliorata e ci sono veramente dei ragazzi che cantano bene. Secondo lei cosa ha fatto la differenza? Ce n'erano davvero tanti a grandi livelli. Cosa ha fatto la differenza e ha permesso dunque ad Angelica Pompeo di vincere questo importante trofeo Deco? Ma sicuramente la voce, perché lì c'era la possibilità, certamente ha una bellissima voce questa ragazza, per cui credo che sia stata soprattutto la voce. Benissimo, ci troviamo a conclusione di una stagione estiva, che estate è stata per il Centro Larca? Buona, nel senso che nonostante insomma sia stata un'estate torrida e comunque un'estate in un contesto in cui tutti sappiamo che le cose vanno come vanno, però noi siamo soddisfatti perché le cose tutto sommato reggono bene. Direttore, cosa bolle in pentola per il prossimo futuro? Bolle in pentola che già da settembre faremo alcune iniziative con delle sfilate di moda e poi da settembre a ottobre sono in atto la festa dei nonni che sarà il 7 di ottobre, che replicherà il successo, speriamo, dell'anno scorso. Sono in atto una serie di iniziative che adesso andremo a pubblicizzare di qui a Natale.